Ammazza, lo sai che è venuta proprio buona? Poi questa cosa del... Ma che stai a riprendere? Ah, maledetto, a tradimento. Amici di Braciami Ancora, ho appena assaggiato una tagliata buonissima. Se volete vedere come l'abbiamo fatta, tutto il percorso, il circuito e la storia che ci sta dietro a questo piatto, seguiteci. Se andate sul nostro sito braciamiancora.com trovate un articolo che scrissi tempo fa sui 10 modi per rovinare una tagliata, perché è un piatto, se vogliamo, passatemi il termine, un po' sputtanato, e che viene più che arricchito, viene rovinato con tutta una serie di aggiunte. Noi oggi ci mangiamo una tagliata come si deve. Allora, innanzitutto vi dico che carne abbiamo scelto. La selezione l'ha fatta per noi Pascol. Pascol è un'azienda che a me piace tanto presentarvi, è una startup innovativa che seleziona tra piccoli allevatori i cui capi pascolano beatamente sulle Alpi, seleziona le migliori carni, le mette in box come questi, vedete, le mette in queste confezioni sottovuoto e ve le spedisce a casa in una box, in un cartone come questo. Arrivano in 24-48 ore, sono anche veloci e bravi. Se andate sul loro sito potete vedere Pascolo e la loro filosofia. A me piace tanto perché hanno una fissa, come ce l'ho io, che è quella relativa al benessere animale. Gli allevamenti sono GM free, ovviamente sono antibiotic free, a me piacciono davvero tanto. Andate sul sito così capite davvero chi sono. La tagliata oggi non ce la rovina, ma ce la rende super, una grande chef, amica di Braciami Ancora. Ciao Paola, ben trovata. Allora, Paola Marzella nel 2019 ha vinto il premio del miglior grill chef secondo Braciami Ancora, e noi di grill chef vi posso assicurare che ne conosciamo tanti. Cara Paola, questa tagliata aspetta solo di essere arricchita e impreziosita. Perfetto. Da te. Innanzitutto ti chiedo, come ti sembra il packaging e la confezione? Allora, è perfetta, perché arriva a casa così, si deve mettere direttamente sulla griglia, sulla piastra, come si vuole cucinare, o anche in padella, basta che sia una padella ben calda, se si vuole fare una tagliata. È perfetta, è già pronta. Ho deciso di fare una tagliata un po' particolare. Gli ingredienti sono questi. Allora, abbiamo scarola, cicoria. Qui sono delle pere, c'è sia la Kaiser che la Williams, abbiamo del pecorino romano e della granella di noci. Queste erano noci intere che io ovviamente mi sono avvantaggiata, l'ho sgusciata e l'ho tritata. Tutto questo che vedete noi lo andiamo a cucinare sulla griglia. Queste due verdure che noi siamo abituati a casa a spolentarle, poi a saltarle, eccetera, eccetera, io le vado a disidratare sulla brace, nel senso, così come sono ovviamente lavate ed asciugate perfettamente, io vado a mettere la brace lì sotto e le andiamo a grigliare. Quindi prepariamo prima queste, ce le mettiamo da parte, andiamo a grigliare anche le pere e poi procediamo con la carne. Paola, ovviamente la brace non deve essere aggressiva. No, allora si fa così, si mette la mano, sì, si conta fino a 5, se sì, resisti fino a 5 è perfetta, se ti bruci subito... 1, 2, 3... 4, 5, c'è ragione, 5 è perfetto. Qua ho messo una padellina, sì, vado un po' a tostare, tosti le noci, così esce un po' del suo olio. Benissimo. Paola, noi che la vogliamo replicare a casa, come facciamo a capire quando la verdura è pronta? Così. Così, leggermente imbrunita, quindi. Senti, croccante? È vero, è diventata croccante. Perfetto. Adesso tagliamo le pere, stesso discorso, l'importante è che sia abbastanza matura, perché dobbiamo creare una purea. Quindi... Dobbiamo fare una purea di pere? Sì. Hai adagiato le pere su una brace, sì, veramente soft. Soft, le sì. Le fai cuocere, sì, poi si frullano, si frullano, si passano. Sì, si fanno passare per rendere la purea liscia. E diventa una purea. E diventa una purea, sì, che sarà la base della nostra tagliata. Benissimo. Questa deve essere la consistenza, okay? Brava. Ok? Madonna, brava. Perfetto. Allora, poi il pecorino lo facciamo a scaglie e adesso andiamo a cucinare la carne. Cuciniamo sta carne. Essendo una carne magra, possiamo anche andare a darci un po' di olio prima di mettere. Ci metti un po' di olio, vai. Prima di metterla sulla griglia. Sì. Un'altra cosa che ci tengo a dire, la salatura, in questo caso, sì, io la faccio prima, perché, come dico io, è un urban legend che la carne, certo, deve essere salata esclusivamente dopo, perché per cotture così veloci, certo, non succede nulla. Perfetto. Questo è il rumore che deve fare la carne.
Allora, pronta Paola? È pronta, è prontissima. Che altri passaggi dobbiamo fare adesso? Allora, la carne non va tagliata subito perché deve riposare, i succhi devono convergere verso l'interno. E la cosa sbagliata è che si pensa che la carne si fa raffreddare così, invece no, perché il calore si distribuisce. E adesso la tagliamo. La purea di pera la mettiamo come base. Esatto. Le verdurine che tu hai seccato sulla griglia. Esatto. Le scaglie. Scaglie. Il pecorino. Sì. Olio sempre lateralmente perché l'olio lo metti laterale? Perché sulla carne io non lo preferisco, però così. Quindi chi vuole? Ecco qua, il piatto è servito. Per assaggiare questa tagliata di chef Paola Marzella devo prendere un pezzo di carne, un pezzo di pecorino, le verdure che lei ha essiccato e la granella di nocciole. Le metto tutto su una forchetta e... Funziona? Ci sta, dai. Alla fine si sentono le verdure. Questa carne è perfetta per questa tagliata. Le verdure amarognole sono meravigliose. La purea di pera ci sta da Dio. La granella di nocciola è qualcosa di azzeccatissimo. Brava, brava, brava. Ragazzi, grazie. Allora, noi un'azienda che vi manda a casa direttamente le migliori carni selezionate del circuito alpino, ve l'abbiamo fatta conoscere. Paola, una grande chef, ci ha insegnato un modo per fare una tagliata sicuramente diversa dal solito. A noi non resta che industriarci, rimboccarci le maniche, accendere il carbone e grigliare. Un abbraccio ragazzi e che la pace sia con voi. Ciao! Ciao!